Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove continuo a rispondere alle vostre domande, le domande che mi avete rivolto tramite Instagram nelle scorse settimane. Discorso sul rispetto delle regole per accensione fuochi in natura, fondamentale ora che è moda. Partiamo a bomba con le immancabili domande sulle leggi e sul fuoco. Raga, dovete avere pietà di me, io vi giuro che non ce la faccio più perché sono 10 anni che ripetiamo sempre le stesse cose. Ma stavolta ho detto che rispondo, quindi rispondo. Accendere fuochi in aree non attrezzate in sicurezza, anche se è vietato, tra parentesi, sì o no? Ovviamente no, raga, se è vietato, punto e basta. Vorrei che rifletteste un attimo su quell'espressione, insicurezza. Che cosa significa insicurezza? Dovete stare molto attenti, non pensate che fate il circoletto di pietre e state a posto, perché il fuoco è imprevedibile. Quando mi arrivano domande sul fuoco e sulle leggi, la maggior parte delle volte la questione è posta nei seguenti termini: come faccio ad accendere il fuoco senza beccare la multa? Come faccio ad evitare le sanzioni? Raga, voi non dovete temere le sanzioni, voi dovete temere di mandare a fuoco un intero bosco. Di quello dovete aver paura, perché oltre al danno irreparabile che provocate alla collettività, perché il bosco è di tutti, dà ossigeno a tutti, vi mettete in guai veramente molto seri. Preoccuparsi di sfuggire al forestale cattivo è come copiare al compito in classe e preoccuparsi che il professore non ci becchi, senza considerare che se non sappiamo una mazza, poi all'orale ci fa il culo a strisce. Non so se questo esempio vi convince. Spero di aver risposto in maniera soddisfacente. Sei riuscito a comprare la tua macchina fotografica dei sogni? Ragazzi, a questa domanda ho già risposto nel video precedente, la riprendo giusto per informarvi che siamo a buon punto, ma che ci vorrà ancora un po' di tempo perché la fotocamera è molto costosa. Ringrazio tutti quelli che hanno donato 1 euro tramite il primo link che trovate in descrizione per aiutarmi in questa impresa difficile. Se i miei contenuti vi piacciono e volete sostenere il canale, considerate anche voi la possibilità di fare questa piccola donazione. Come fai, nonostante la tua veneranda età, a mantenere un fisico così asciutto e allenato? Oh. È arrivato il momento di addentrarci in quella parte di video dove si parlerà di forma fisica e di allenamento. Devo dire che avete manifestato una certa curiosità per questo argomento e la cosa mi fa molto piacere perché è un argomento che mi appassiona e di cui mi piace parlare. Vorrei sapere qualcosa in più sui tuoi esercizi fisici e alimentazione. Rispondi bestia. Queste sono le ragazze che mi seguono, eh. Poche ma buone. Per me è molto importante mangiare bene, fare attività fisica e avere in generale uno stile di vita sano, perché voglio campare il più possibile e mantenermi in salute il più possibile. Non seguo regimi folli perché non sono un atleta e quindi non ho particolari obiettivi in termini di prestazioni o di crescita muscolare, ma cerco comunque sia di rigare dritto per la maggior parte del tempo. Per quanto riguarda l'alimentazione, seguo una dieta normocalorica, il che significa che introduco esattamente lo stesso ammontare di calorie che vado a consumare durante la giornata. Cerco di renderla bilanciata dal punto di vista dei macronutrienti. Non consumo carne e pesce, evito alcol, bibite gassate e cibo spazzatura e limito al massimo gli zuccheri. Questo ovviamente nel quotidiano, se poi un giorno mi va di prendermi un gelato, mi prendo un gelato, l'importante è che non diventi un'abitudine. Per quanto riguarda l'allenamento, anche qui nulla di troppo elaborato, almeno dal mio punto di vista. Il principio che seguo è fare più movimento possibile nella maniera più diversificata possibile. Eseguo un allenamento di forza a corpo libero 2 o 3 volte a settimana. Mi piace allenarmi sia in casa che all'aperto. Mi alleno in multifrequenza, il che significa che alleno tutto il corpo in ogni seduta, inserendo esercizi di tirata, di spinta per l'addome e per le gambe. Altri aspetti su cui lavoro inserendo 1 o più sedute extra all'interno della settimana sono la mobilità e la coordinazione. Per quest'ultima trovo particolarmente efficace il rope flow. Da qualche settimana mi sto esercitando anche sull'equilibrio e sul potenziamento delle articolazioni della caviglia tramite degli esercizi con la balance board, una figata mostruosa. Vado a camminare, vado in bicicletta quasi tutti i giorni, a dir la verità, negli ultimi tempi. Di recente ho provato l'arrampicata, mi è piaciuta tantissimo e quindi penso che prossimamente inserirò anche quella. Che tipo di allenamento è più utile per attività di bushcraft, sopravvivenza e attività all'aperto? Proviamo a immaginare un attimo che tipi di movimenti facciamo durante queste attività. Se vado a fare trekking o camping, devo camminare, percorrere salite e discese con del peso addosso su terreno accidentato. Devo utilizzare attrezzi da taglio, fare questo o questo, giusto? Devo trasportare legna, chinarmi,
raccoglierla, tirarmi su. Secondo me ci vuole un allenamento che coinvolga tutto il corpo e che vada a interessare più aspetti, quali la forza, la mobilità, l'equilibrio. Quello che faccio io a grandi linee ve l'ho spiegato, voi ovviamente consultate il vostro medico di base, consultate un nutrizionista, un personal trainer, in modo da mettere a punto un piano alimentare e un regime di allenamento adatto al vostro fisico e ai vostri obiettivi. Per quanto riguarda la sopravvivenza, quello secondo me è un discorso a parte. La sopravvivenza non è un'attività sportiva, è una situazione nella quale rischio la vita e dalla quale devo tirarmi fuori in qualche modo, mettendo in atto delle strategie ed eventualmente applicando delle tecniche. È chiaro che una buona forma fisica aiuta in una situazione di emergenza, anzi potrebbe anche servire a prevenirla una situazione di emergenza. L'idea che ho io è: mi alleno per avere una buona forma fisica, un buon tono muscolare, una buona mobilità e prevenire gli infortuni quando me ne vado in montagna. Trascorrere del tempo da soli aiuta veramente a ritrovare se stessi? Questa è una bella domanda, bisognerebbe capire cosa significa ritrovare se stessi. Forse sarebbe più opportuno fare un passetto indietro e capire come mai ci siamo persi. Ci perdiamo ad esempio quando passiamo la giornata a rimuginare sugli errori fatti in passato o a preoccuparci del futuro, invece di stare a pensare al presente, che è l'unica cosa che conta, l'unica cosa perlomeno sulla quale possiamo agire nel concreto. Oppure ci perdiamo quando iniziamo a togliere valore alle cose veramente importanti, dandole per scontate, e lo attribuiamo ad altre cose che invece sono inutili. Ci perdiamo ponendoci nella vita degli obiettivi totalmente irrealistici solamente perché la società li ha normalizzati, e poi troviamo la frustrazione cercando di perseguirli senza successo. Stare nel bosco per me è una forma di meditazione, mi aiuta a focalizzare la mente su un unico pensiero, che è quello di provvedere alle mie necessità immediate. Mi aiuta a rivalutare tutta una serie di piccole fortune che la vita mi riserva ma che a volte perdo di vista. Mi aiuta ad acquisire maggiore fiducia in me stesso e nelle mie capacità. Quindi in conclusione sì, posso dire che stare da solo all'aperto mi aiuta a ritrovare me stesso. Hai mai utilizzato l'ossidiana per creare utensili primitivi? In Sardegna si trova a Monte Arci. Mi è un po' difficile reperire l'ossidiana, quindi utilizzo praticamente solo selce per produrre i miei utensili primitivi. Ho avuto solo una volta la possibilità di mettere le mani su un pezzo di ossidiana, proveniente però non da Monte Arci ma da Lipari, che è un'altra località italiana dove è possibile reperire questo tipo di roccia. Me la regalò un ragazzo che era venuto a seguire il mio corso di tecniche di sussistenza primitive. Niente di che, ho prodotto qualche lama e una punta di freccia. È molto difficile lavorare l'ossidiana perché è molto più fragile rispetto alla selce, bisogna andarci molto più leggeri quando si percuote, almeno questa è stata la mia impressione, quell'unica volta che l'ho provata. Se siete interessati alle tecniche primitive, ragazzi, vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link del mio progetto di divulgazione della preistoria che si chiama Secrets of the Ancients. Anche per questa volta è tutto, ragazzi, vi ringrazio molto per le vostre domande interessanti e per avermi seguito, spero di aver risposto in maniera soddisfacente. Iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento qui sotto. Per tutti gli approfondimenti vi rimando alla descrizione e noi ci vediamo presto in un prossimo video.